Ciao a tutti e ben ritrovati su Dr. Loomis Channel, qui per un nuovo video. Mi sono reso conto che tra un paio di mesi il canale compirà i suoi primi 2 anni di vita e mi sono appunto accorto che ci sono un sacco di arretrati, un sacco di film, un sacco di cofanetti che non ho mai ancora avuto il tempo di farvi vedere. Non si tratta appunto di edizioni nuove, ma appunto edizioni che ho acquistato nell'arco degli anni prima di aprire questo canale, quindi credo che sia arrivato il momento anche di mostrarvi queste edizioni, che sono tutte, diciamo, cofanetti di saghe, di grandi capolavori del cinema. Di alcuni di questi capolavori che staremo per vedere sono anche stati fatti degli upgrade in 4K, quindi queste edizioni magari non sono le ultime di ultima generazione, però sono tutte comunque, ripeto, edizioni che io ho acquistato e pagato una bella cifra appena vennero messe in commercio. Il primo cofanetto riguarda la saga del Signore degli Anelli, questa edizione in cofanetto che racchiude tutti e tre i film Extended. Di recente è uscito anche il cofanetto sia del Signore degli Anelli che dell'Hobbit anche in 4K. Penso che quest'estate uscirà anche una nuova edizione, sempre in 4K, con contenuti speciali inediti, almeno questo è quello che circola in rete come notizia. Io personalmente non sono mai stato un super fan di questa saga, però l'ho sempre molto apprezzata e questa edizione, appunto, che è ancora acquistabile online a prezzi piuttosto vantaggiosi, ha questa apertura magnetica, come possiamo vedere. Diamo un'occhiata sia all'esterno del cofanetto, qui invece abbiamo la mappa, e all'interno abbiamo le tre amarai, diciamo un po' più cicciotte, che contiene appunto i tre film. Iniziamo con il primo film, La Compagnia dell'Anello, film girato nel 2001, tutti i film ovviamente diretti dal grande Peter Jackson. E qui all'interno abbiamo i dischi, quindi abbiamo il disco parte 1, la parte 2 e infine abbiamo un disco dedicato ai contenuti extra, ovvero le appendici, mentre qui abbiamo il quarto disco dedicato alla seconda parte delle appendici, mentre l'ultimo disco, questo qui, sempre le appendici, ci sono ulteriori contenuti extra. Quindi complessivamente ci sono, ripeto, 5 dischi. I primi due dischi contengono l'edizione Extended, quindi non è presente l'edizione cinematografica in questo cofanetto, mentre gli altri tre dischi sono dedicati ai contenuti extra. Passiamo adesso al secondo film, ovvero Le Due Torri, che è stato girato l'anno seguente, nel 2002. Anche qui abbiamo il film diviso su due dischi, uno e due, e tutti gli altri contenuti extra sugli altri tre dischi. Completa l'amarai comunque anche il libricino che sull'altro disco ho dimenticato di mostrare, tutto in carta stile pergamena, quindi una bella qualità. Qui abbiamo la mappa con la battaglia della Terra di Mezzo. Infine abbiamo Il Ritorno del Re, che è stato anche il film più premiato agli Oscar dei tre film, girato nel 2003. Qui abbiamo sempre i 5 dischi, sempre due dischi dedicati al film dell'edizione estesa e gli altri contenuti extra che sono davvero tantissimi. Ricordo che i contenuti extra sono invece riversati su DVD e non su Blu-ray, quindi complessivamente sono 6 Blu-ray e 9 DVD. Rimettiamo al suo interno del cofanetto le amarai. Passiamo invece alla trilogia successiva, ovvero a quello dell'Hobbit. Non ho acquistato il cofanetto unico, ma ho preso le tre edizioni singole in 3D, sempre le edizioni estese. Quindi iniziamo con il primo film, eccolo qua. Questo invece è stato girato nel 2012, quindi quasi 10 anni dopo la prima trilogia del Signore degli Anelli. Vediamolo da tutte le prospettive. Molto bello l'effetto 3D con l'immagine del protagonista. E all'interno abbiamo l'amarai cicciotta che comprende tutti i dischi. Questo
ovvero qui invece ci sono 5 dischi, esattamente come l'edizione precedente del Signore degli Anelli, ma qui invece sono tutti Blu-ray, quindi sia i film che i contenuti extra. Diamo uno sguardo come sono riposti, ovvero abbiamo i primi due film riversati qui sui primi due dischi e poi abbiamo i contenuti extra in Blu-ray. Poi La Desolazione di Smaug è stato girato invece un anno dopo, nel 2013. Questo è il bel effetto di questo secondo capitolo dell'Hobbit, sempre Peter Jackson al timone. E anche qui abbiamo 5 dischi, non cambia nulla. Fronte e retro, qui abbiamo i 5 dischi, ecco qua, qui abbiamo anche il flyer. Mentre l'ultimo film, girato un anno dopo, La Battaglia delle Cinque Armate, edizione anche questa appunto in 3D, che completa questa trilogia fantastica. Qui abbiamo il fronte e il retro dell'Amarai, e anche qui ovviamente abbiamo tutti i dischi in Blu-ray. E questa era la trilogia, se li mettiamo tutti e tre uno a fianco all'altro, fa la sua bella figura sul proprio scaffale. Passiamo adesso ad un'altra saga molto amata, ovvero quella di Guerre Stellari, Star Wars. Questo cofanetto è uscito un bel po' di anni fa e io l'acquistai insieme ad un lettore Blu-ray. All'epoca c'era questa promozione, se non sbaglio, era della Troni, ti davano un lettore Blu-ray e in più ti davano anche il cofanetto di Star Wars. Diamo un'occhiata al cofanetto. Qui appunto abbiamo 9 dischi. 6 sono dedicati ai film, mentre 3 ai contenuti extra. Quindi il primo Blu-ray dedicato al film La minaccia fantasma, mentre il secondo è per Star Wars 2 L'attacco dei cloni. Il terzo invece è La vendetta dei Sith. Il quarto disco invece ha Una nuova speranza. Il quinto invece ha L'impero colpisce ancora. Poi c'è Il ritorno dello Jedi. Appunto, il primo disco extra bonus è l'archivio degli episodi 1 fino a 3, mentre il nono disco è riferito invece all'archivio degli episodi dal quarto al sesto. Mentre per finire abbiamo il disco numero 3 dei contenuti extra, che invece sono documentari e le parodie. Comunque la confezione è di qualità, molto bella, e abbiamo anche La guida alla galassia, la saga completa con tante immagini. Qui abbiamo i protagonisti del film, Harrison Ford, tante belle immagini. E in più abbiamo un po' tutta una panoramica di tutti i contenuti extra presenti in questo bel cofanetto. Quindi davvero tanti contenuti. Chiaramente non fanno parte di questo cofanetto tutti gli episodi successivi. Bene, questo è per quanto riguarda il cofanetto di Guerre Stellari. Passiamo adesso ad un'altra saga molto importante, una delle mie saghe preferite, ovvero a quella di Francis Ford Coppola e Il Padrino. Questa confezione, questo cofanetto che comprende tutti e tre i film, più un disco dedicato ai contenuti speciali. Il cartone, come possiamo vedere, è molto rigido, molto bello, bello resistente. Diamo un'occhiata più da vicino. Questo è il retro. Davanti vediamo la firma di Coppola. E poi all'interno ci sono tre Amarai dei film più quella sui contenuti speciali. Parte 1, il film del 72 che vinse 3 premi Oscar, tra cui quella come miglior attore protagonista a Marlon Brando. Qui abbiamo All'interno abbiamo il Blu-ray, ci sono tanti contenuti extra, tra cui segnalo i tre interessantissimi commenti audio del regista, chiaramente sono tutti sottotitolati in lingua italiana. Qualche anno dopo Coppola poi fece il secondo film, nel cast si aggiunge anche Robert De Niro che interpreta il ruolo di Corleone, Vito Corleone da giovane. Anche questo vinse un bel po' di Oscar, se non sbaglio ne vinse 6. Tra cui anche quella come miglior attore non protagonista a Robert De Niro. Meno fortunato ai botteghini, invece, è il terzo film, che io comunque reputo un buon seguito, una buona conclusione
della saga del Padrino. Di recente è stata fatta anche un'edizione diversa, con un montaggio diverso, che ancora non ho visionato, ma molto probabilmente è stato annunciato anche l'uscita del cofanetto in edizione 4K per il 50° anniversario, che avverrà l'anno prossimo, quindi nel 2022, sperando che il supporto fisico rimanga ancora in piedi per il prossimo anno. Anche qui abbiamo il semplice disco e nessun artwork all'interno. Mentre appunto abbiamo tutti i contenuti extra riversati sul Blu-ray Extra. Quindi qui abbiamo sia tutti i contenuti extra, quelli che erano presenti anche nel vecchio cofanetto in DVD, e anche dei nuovi contenuti in HD. Quindi tantissime ore molto interessanti sulla lavorazione del Padrino, interviste, dietro le quinte e quant'altro. Io avevo già questa edizione, un cofanetto in edizione DVD acquistata, se non sbaglio, nel 2001, che comprende anche questo, i tre film più un disco bonus in DVD dedicato ai contenuti extra. Vediamoli un attimo, ecco qua, questi erano i tre cofanetti in cartone, e poi c'era il disco con i contenuti speciali, che sono anche riversati sul nuovo cofanetto in Blu-ray. Molto belli comunque. Cofanetto che non intendo assolutamente privarmene, quindi rimane nella mia collezione. Questo era il box del Padrino. Terminiamo questo video dedicato ai cofanetti con un'altra saga molto importante, ovvero quella di Superman, ovvero Superman Motion Pictures Anthology, ovvero dal 1978 fino al 2006. Questa è un'edizione acquistata dal mercato inglese, tutti i dischi hanno anche la lingua italiana, questa edizione cartonata. Possiamo appunto vedere, apriamo tutto il cofanetto, ci sono ben 8 dischi, ci sono oltre 20 ore di contenuti speciali, tra cui dietro le quinte, interviste, commenti della crew. Il cofanetto comprende il primo Superman, quello girato nel 1978, poi abbiamo l'edizione Expanded Edition, poi abbiamo Superman 2, dove è presente anche Marlon Brando, poi abbiamo Superman 2, la Richard Donner Cut, Superman 3, poi Superman 4, e infine abbiamo l'ultimo, il Superman Returns. Peraltro della Superman Returns acquistai anche questo bel box di metallo. Lo acquistai, se non sbaglio, era all'Unieuro, ad un prezzo davvero ridicolo, intorno ai 19 euro. L'ho acquistato, lo tengo bello esposto vicino alla mia TV. Diamo uno sguardo anche a questo cofanetto metallico. E qui all'interno abbiamo appunto i contenuti, tutti riversati in questo bel cartoncino. Qui abbiamo il film del 2006, appunto riversato su Blu-ray in 3D. Aprendo ulteriormente troviamo il disco del film nell'edizione 2D, mentre qui abbiamo il film in DVD. Richiudiamo il tutto. Qui invece abbiamo, se non sbaglio, la copia digitale. Qui invece abbiamo il bollino con l'edizione limitata numerata, la mia è la numero 1457 su 2000 copie. E togliendo questo, invece, trovavamo la base per poter esporre il cofanetto. Bene, termina qui questo primo video dedicato ai cofanetti presenti nella mia collezione, ce ne sono tanti altri che vedremo magari in un unboxing successivo. Grazie di avermi seguito e alla prossima. Ciao a tutti!